Schopenhauer, Arthur Schopenhauer sulla nave di Teseo. Vedete, questo è Corriere della Sera, giovedì 11 maggio 2017. Questo grande scrittore francese, Houellebecq, ha dedicato un saggio a Schopenhauer e questo saggio è stato pubblicato dalla nuova casa editrice intitolata La nave di Teseo, dove ho saputo molto recentemente che ci lavora nell'ufficio stampa anche la figlia di un potentissimo ministro. In questo momento mi sfugge il nome di questo potente, è il ministro della cultura, non ricordo come si chiama, cari amici, ministro della cultura, sua figlia, mi pare Carolina, mi pare, o Caterina. Lavora, cioè, dirige l'ufficio stampa di La nave di Teseo. Beh, insomma, questo grande scrittore francese, Houellebecq, appunto, ha dedicato un saggio di poche pagine, mi pare 90 pagine, al grande Schopenhauer. E ciò che sorprende è che potete leggere voi stessi, con i vostri stessi occhi, che egli ha scoperto Schopenhauer tardivamente. Lo scrittore racconta delle corsa in tutta Parigi per trovare poi che cosa? Per trovare poi copia dell'opera fondamentale di Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione, ha corso come un matto perché non lo conosceva Arthur Schopenhauer, questo grande scrittore francese, grande, vedete, Houellebecq, grande scrittore francese, che adesso è stato cooptato dalla casa editrice La nave di Teseo. Esterofilia. L'erba del vicino è sempre più verde. La nave di Teseo. La nave di Teseo. L'erba del vicino è sempre, sempre molto più verde. La nave di Teseo. L'erba del vicino è sempre più verde. Andato a cercare per tutta Parigi questo grande scrittore. I saggi in uscita oggi per La nave di Teseo, vedete? Corriere della Sera, giovedì 11 maggio 2017. L'articolista chi è? Stefano Montefiori, suo corrispondente. E qua lui dice che ha tribunato tanto, ha scoperta tardi l'opera di Schopenhauer. E per lui l'opera di Schopenhauer, per lui è Houellebecq. Per lui l'opera di Schopenhauer ha avuto lo stesso ruolo che l'opera di David Hume, il filosofo scozzese, cioè, per Houellebecq, l'opera di Schopenhauer ha svolto lo stesso ruolo che ha svolto nei confronti di Immanuel Kant l'opera del filosofo empirista inglese scozzese David Hume, perché Immanuel Kant disse che la lettura delle opere di David Hume lo svegliarono dal sonno dogmatico. Così lui ha scoperto in tarda età questo grande scrittore francese Houellebecq ha scoperto Schopenhauer, capito? In tarda età. A Schopenhauer gli ha dedicato un saggio uscito in Francia e adesso viene pubblicato questo saggio, viene pubblicato in Italia dalla casa editrice La nave di Teseo. Fai bene, nave di Teseo, fai bene a frequentare, a praticare l'esterofilia, nave di Teseo, fai tanto bene, fai tanto bene.
Fai tanto bene la nave di Perseo a frequentare l'esterofilia, fai tanto bene perché l'erba del vicino è sempre più verde. Beh, poi nella casa editrice la nave di Teseo lavora come direzione dell'ufficio stampa questa Caterina o Carolina, non ricordo bene, figlia del potente attuale ministro della cultura. E poi ci lavora pure, mi pare, una certa Aliberti. Io per Aliberti avevo pubblicato tante opere, avevo pubblicato tante opere, avevo pubblicato per Aliberti tante opere. Il marinaio dell'Antille, la stirpe del serpente, e anche la lama e la rosa, anche la lama e la rosa, che poi è stata comprata, la lama e la rosa è stata comprata da Hachette. E Hachette mi ha versato 15.000 euro. Aliberti invece non mi ha versato nulla perché Aliberti è andato fallito, è andato fallito. Beh, insomma, ecco qua, cari amici. Ecco qua, cari amici, ecco qua. Arthur Schopenhauer sulla nave di Teseo. Buona navigazione, caro Schopenhauer, con la nave di Teseo, perché dentro la nave di Teseo c'è l'ufficio stampa e l'ufficio stampa è pilotato da una certa Carolina o Caterina, che è figlia del potentissimo ministro della cultura, potentissimo, Dario Franceschini. Io la certezza matematica non ce l'ho che questa Caterina o Carolina Franceschini sia la figlia del potente ministro della cultura Dario Franceschini. La certezza non ce l'ho. Se mi sbaglio mi scuso già in anticipo, Dario Franceschini, mi scuso già in anticipo. Ma tu fai presto, Dario Franceschini, scrivi un commento a questo video e dici Serafino Massoni, tu sei una testa di cazzo. Dimmi così, Dario Franceschini, dimmi. Serafino Massoni, tu sei una testa di cazzo. Prima di dare le informazioni, informati come si deve, perché la ragazza addetta all'ufficio stampa della casa editrice La Nave di Teseo, ha il cognome Franceschini, però non è la figlia di me, non è la figlia di me che sono Dario Franceschini. Ecco, fai tanto presto, Dario Franceschini, fai tanto presto. Dammi pure della testa di cazzo, Dario Franceschini, capito? Tanto Dario Franceschini in Italia ce lo ricordiamo tutto, tutti, quello che ti disse una volta in televisione Marco Pannella. Ti ricordi tu, Dario Franceschini, quello che una volta ti disse in televisione Marco Pannella? Se non te lo ricordi, io me lo ricordo. E voi, cari amici, cercate sul grande web ciò che una volta in televisione Marco Pannella disse a Dario Franceschini, cari amici, cari amici, cari amici. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.